Sarà presto potenziata e innalzata di livello la sezione operativa della DIA di Bologna. L'annuncio nell'ambito delle celebrazioni per il 30° anniversario della Direzione Investigativa Antimafia, che vede nella sede della prefettura l'allestimento della mostra Antimafia itinerante. Maria Chiara Perri. La DIA è presente già da molti anni in questa regione, stiamo potenziando ulteriormente quella che era la sezione operativa di Bologna e tra pochi giorni diventerà centro operativo di Bologna. Più uomini, più mezzi, più autonomia, una competenza territoriale che si estende a tutta l'Emilia-Romagna ma anche alle Marche, una struttura più in grado di rispondere alle esigenze dei prefetti e alle esigenze delle autorità giudiziarie distrettuali. Più forze specializzate nel contrasto alla criminalità organizzata opereranno contro i gruppi mafiosi che ormai da decenni hanno messo radici in Emilia-Romagna, ma anche contro le infiltrazioni di nuovi gruppi criminali internazionali. Lo ha annunciato il direttore della DIA, Maurizio Vallone, a margine della visita in anteprima alla mostra Antimafia itinerante, allestita a Palazzo Caprara Monpensier, sede della Prefettura di Bologna, nell'ambito delle celebrazioni per il 30° anniversario della DIA. Un percorso tra pannelli che, attraverso titoli di giornali e materiale fotografico e video, ricostruisce 3 decenni di lotta alle mafie, dall'epoca dello stragismo alle ramificazioni odierne nel tessuto economico e degli appalti pubblici. Racconta i successi, ma racconta anche quello che è un progetto, il nostro progetto di internazionalizzazione delle attività di contrasto alla criminalità organizzata, una rete TON finanziata dalla Comunità Europea che ci consente di inviare investigatori in tutta Europa e anche al di fuori dell'Europa per contrastare con efficacia questo pericolo che ormai è un pericolo transnazionale. La mostra sarà inaugurata il 31 marzo dal ministro dell'Interno Luciana Lamorgese e sarà aperta al pubblico fino a metà aprile.